Ciao a tutti, amici. Un saluto al vostro Corrado Esposito personal trainer. Eccoci qua, ragazzi, in un nuovo video dove parleremo di allenamento funzionale: cos'è, se lo consiglio, quando lo consiglio e se mi piace. Innanzitutto, allora, fatemi ringraziare tutti quanti. Abbiamo sfondato quota 1000 eh, iscritti, sono riuscito ad attivare la monetizzazione anche su questo canale. Era un obiettivo da fine estate. C'è stato un lavoro poderoso, ragazzi, perché abbiamo fatto tantissimi video anche su questo canale. Vi sto mettendo sempre i miei allenamenti. E devo dire che penso di aver fatto un gran lavoro, vi ringrazio perché mi avete seguito, mi avete sostenuto anche in quest'altro progetto. Non era semplice per chi mi vede come il Supercorus che parla di Formula 1, il Supercorus che gioca a videogiochi. Era difficile ehm, inquadrarmi anche come Corrado esposito personal trainer, che è poi è un'altra declinazione della mia vita. Ora vi dico: innanzitutto, preparerò in settimana il video della seconda gara, quella del 2011, come vi ho promesso, e vi farò un bel video completo. E poi ragazzi vado a fare la spesa tra mercoledì e giovedì, vi chiedo scrivete nei commenti se volete vedere un altro video di spesa, perché questa sarà la prima spesa della definizione, vi farò vedere quello che compro e quello che mangerò durante la definizione, quindi credo che sarà una spesa molto importante, ci faremo le solite quattro risate. Come al solito ragazzi l'invito è quello di iscrivervi al canale e lasciare un like se vi piacciono i miei video. Allora, allenamento funzionale, io ho preso anche un attestato per l'allenamento funzionale, perché? Secondo me è un, una disciplina da approfondire bene e da conoscere per poter avere dei benefici. Il funzionale è quello che poi ha creato il CrossFit, perché se vogliamo vedere il CrossFit è un funzionale estremo, che significa? L'allenamento funzionale è un allenamento che tramite l'applicazione di esercizi multiarticolari vi permette di bruciare più grasso, di avere il corpo più in moto diciamo, nei vari movimenti e quindi è un allenamento ideale soprattutto per chi vuole snellire, vuole definire vuole avere un corpo sì muscoloso ma anche molto agile allora mh, quali sono le basi dell'allenamento funzionale appunto degli esercizi multiarticolari che sono movimenti olimpici sono uh, slanci sono spinte fatte in maniera particolare quindi parliamo di esercizi tipo il barpi tipo questa roba qua molto particolare che ti permette poi di avere un fisico uh, più atletico il funzionale si può fare e come allenamento normale, ragazzi tipo io voglio fare un allenamento pesistico funzionale, faccio ora gli slanci olimpici da per terra, dopo faccio il barpi, dopo faccio qualsiasi genere di esercizio che coinvolga più parti muscolari, perché come vedete sono esercizi che vanno a coinvolgere le gambe, le spalle, le braccia, il petto, eh, ma anche il semplice movimento con le funi. È un movimento che praticamente coinvolge tutta la parte superiore del corpo, quindi vedete sono tutti movimenti messi insieme. Il meglio dell'allenamento funzionale lo si ottiene con ehm, l'applicazione di un circuito, quindi io facevo fare i circuiti ai miei atleti che erano sia circuiti a corpo libero, sia circuiti con misto macchinari e attrezzi, sia circuiti solo attrezzatura eh, libera, non macchinari, e sia circuiti solo macchinari. La base che applicavo io era semplicissima, ovvero facevamo il circuito quattro giri. Facevamo il primo giro che durava due minuti, due minuti e mezzo. Ci riposavamo due minuti di orologio e si ripartiva col secondo giro per quattro volte. Ragazzi, fatta una cosa del genere, soprattutto in un periodo di, fi di definizione eh, dove devi calare di peso, ti dà un quid in più, ti dà un plus in più all'allenamento in generale e ti permette di stare molto meglio fisicamente. Ecco perché vi dico. È consigliabile, io lo farò, voi mi direte come lo fai a fare in questo periodo con Ra, quando inizierà la definizione, io farò dei allenamenti tramite superset, set giganti ehm, per quanto riguarda tutti i gruppi muscolari, almeno una settimana in ambito funzionale, ovvero farò dei circuiti qua dentro la mia stanza con esercizi molto articolari. E comunque un esercizio molto a corpo libero, farò le trazioni alla sbarra, farò cose particolari che vedrete poi perché questo mi aiuterà ad avere una maggiore, un, un maggiore eh, bruciamento grassi e soprattutto, ragazzi, io vedo che quando faccio il funzionale durante una fase di definizione ho dei muscoli più qualitativi, più svenati, più belli, più definiti. Quindi io lo consiglio a tutti. Ora ripeto, non starò qui a spiegarvi gli esercizi nello specifico perché è un allenamento che vi farò vedere durante la fase di definizione, però, c'è da dire che mi piace molto. E qua c'è una scheda che mi sono lasciato dagli anni scorsi, vi faccio vedere subito qua. Ragazzi, pro rovinata, però, allora, questo è uno dei circuiti che faccio io. Io parto con la lat machine pull in basso, croci con i manubri, eh, le flessioni, Possibilmente con le, le mani strette per coinvolgere anche i tricipiti, militari press, alzate laterali, tricipiti col manubrio, bicipiti col bilanciere, mezzi stacchi, squat, affondi, polpacci, fianchi addominali. Come vedete, questo è un circuito che non ha questi movimenti molto articolari. Per esempio, però eh, tipo appunto il barpi, queste cose qua. Però c'è anche da dire che questo è un circuito base che di solito faccio all'inizio del mio periodo di definizione, infatti mi baso su tutti gli esercizi da bodybuilding mischiati tra di loro e ripeto, questo parti il circuito, ogni esercizio che avete visto sono 10 esercizi, pure di più, sono fatti consecutivamente, ta, 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 senza riposo, poi mi riposo due minuti d'orologio e riparto per il secondo giro, faccio tre giri, se arrivo stremato e non ce la faccio mi fermo là, se no faccio il quarto giro aggiuntivo, però poi andando avanti inizio a inserire gli esercizi multiarticolari. Che sono quelli che vi ho detto e vi dirò poi, successivamente, vi farò vedere come con esercizi molto articolari voi riuscite a bruciare ancora di più e coinvolgere ancora di più tutto il fisico in questo genere di allenamenti. È chiaro, ragazzi, che quest'anno proverò a mm, non allenarmi tutti i giorni perché sarebbe devastante. Vedremo se riuscirò a far sì che alcuni giorni mi riposerò, alcuni giorni mi allenerò perché io di base, poi, che faccio? Faccio la, il cardio tutti i giorni in ambito definizione e questo è un po' problematico perché ho notato che mi fa snellire forse un po' troppo. Adesso vedremo come aggiustare il tutto: quindi, magari dare una giornata per l'allenamento con i pesi, di definizione, una giornata per il cardio. Alternerò queste cose, in modo che il giorno di cardio farò 40-45 minuti di cardio e basta. Quel giorno l'ho fatto solo quello, il giorno successivo alleno il corpo con i pesi. Metterò i muscoli insieme, quindi probabilmente farò dorsali e bicipiti, spalle, petto e tricipiti, gambe per fatti loro, in modo che dividendo così, ho tre giorni di allenamento più il quarto di circuito funzionale con esercizi multiarticolari che vi farò ripeto vedere successivamente e 3-4 volte a settimana la eh, situazione cardio, farò il cardio che vi ripeto, il cardio in definizione sono almeno, ma al minimo, mezz'ora ritmata. Anche lì sfrutteremo il metodo HIT, che si applica anche al circuito funzionale, ovvero un metodo che ti permette di variare sempre l'intensità d'allenamento. HIT si alterna la alta intensità e la bassa intensità. Che significa tutto ciò? Che magari fate la cyclette, partite, una volta pedalate un minuto, un minuto andate piano, molto piano, poi ripartite, poi fate due minuti e due minuti, poi fate tre e due... Cioè, varia molto. Noi alterneremo il metodo HIIT, per l'ambito soprattutto cardio a quello tradizionale. Quindi partiamo, ci diamo il range dei 30 orari con la ciclette, e siamo sempre sopra i 30 orari per 35-40 minuti. Questo è più o meno quello che faccio io. Certamente ripeto, l'allenamento funzionale vi permette tramite dei circuiti studiati ad hoc e dei movimenti multiarticolari, di allenare tutto il corpo nella stessa sessione. E far sì che questo allenamento vi permette di bruciare molte più calorie, ma soprattutto di stare più in forma e essere più atletici. Nell'ambito atletico, come controproducenza, che c'ha? C'ha che se non siete almeno allenati, un minimo non lo potete fare, è complicato farlo all'inizio, dovete avere un minimo di allenamento. Cosa cambia dal crossfit? Che il funzionale si fa con pesi che potete gestire tranquillamente, senza esagerare, anzi. Facendo vari giri dovete cercare di arrivare tranquilli, con dei pesi normali. Il crossfit invece vi spinge a caricare estremamente in ogni esercizio e prima o poi vi fate male in quel modo. Queste sono le differenze sostanziali tra allenamento funzionale e crossfit. Ripeto, entrambi si basano su movimenti molto articolari, entrambi si basano quindi su un allenamento ad altissima intensità. Riposo e si riparte, riposo e si riparte, questo è il discorso, io lo consiglio, ho visto risultati clamorosi su gente anche abbastanza in carne che aveva bisogno di smaltire tanto, perciò io mi baserò anche su questo metodo perché poi vi farò anche vedere come sto fisicamente, all'inizio ho una pancia e dei fianchi poderosi, durante i mesi vedrete quanto calerò di peso e quanto il fisico si cesellerà in maniera fantastica, fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo ai prossimi video!